questa sera è l'ultima manifestazione delle grandi manifestazioni avute in questi giorni. Manifestazioni tutte partecipate da migliaia di cittadini. La giostra cavalleresca di Simo, la giostra dei porti più belli d'Italia con la partecipazione di 20 paesi, la giostra d'Europa con la partecipazione di 6 nazioni. Si conclude questa importante... Bravo! La possibilità di tenere questo spettacolo con un tempo meraviglioso. Insieme a noi ci sono gli uomini che hanno voluto questa manifestazione. Il direttivo del numero 14 Europea sono Alessio Ricchiuti, che corre su Golden Brasil. Alessio Ricchiuti. Dimissione. Difende i colori Alessio Ricchiuti di Burghausen e di Borgo Sant'Angelo. Cristoforo Tarullo corre su Capuzzella. Tarullo difenderà i colori del Sestiere Bonomini e di Colchester, detentrice del palio. Fabrizio Vitucci, che corre su Noah. Scuderia propria, Fabrizio Vitucci difende i colori di Porta Finamabili e della città di Cori, che rappresenta l'Italia. Manuel Timoncini, il cavaliere di Faenza, corre su Macbeth, difende i colori della città di Sulmona e corre abbinato al sestiere di Porta Manaresca. Si può fare? Lo facciamo un applauso per Driller Giacomoni, che ritorna qui a Sulmona dopo aver vinto due volte la nostra giostra. Giacomoni Biller difende i colori di Cesti Grubro, abbinato a Borgo Pacentrano. Salutiamo Manuel Lampredi, che corre su Edward England. Manuel Lampredi difende i colori dell'Ordine di Calatrava, Spagna, e di Santa Maria della Tomba. Ultimo El resultado final es la suma de los puntos junto a la velocidad de los caballos. Cavalieri alla Nizza es el orden dado por el maestro jurado y que indica el empiezo de la competición en el campo de la Plaza Mayor. The Giostra Cavalleresca of Europe is a competition with rings along a racing track of about 100 meters. The knight, challenging one other three players, must insert with the spares one of three rings of different sizes, places at regular intervals, and kept by both knights on horseback. The final score will be the sum of the time that they have been in the pit. The score will be different according to the size of the horse. Thank you.
Cavaliere Alizia. No, está bien. La pierna. Pero un pollo contento. El caballo está. Via! Está jodido, Cavaliere Alizia. Lo hace solo. Igual tiene que correr para 10 por el tejo del patio. Tiene que correr para hacer un gol por el tejo del patio. ¡Vía! Precisamente en la pista y los si preparano i cavalieri Cristoforo Tarullo per Colchester Bonomini e Manuel Timoncini per Sulmona Malaresca. ¿En inicio no? ¿Cómo van?
2 minutos y medio. No, o sea, está separado. No. Si veo que se cansa, no. L'ordine di Calatrava è un ordine che si perde nella storia dei tempi. In Spagna non potete sapere quante città ricordano quei momenti storici, con questi religiosi armati che difendevano le loro terre. E dal 1100, almeno quello che abbiamo noi riconosciuto, hanno difeso i loro territori e la loro gente. Venga, che empiecen ya, están reventados. Sí, cuidado. Dale, Pato. Sí, Pato, Pato. Pato, Pato. ¿Dale la extrema unción? Para. Voy a ayudar. ¿Paramos? ¿Cómo paramos? La vestición de caballeros dura más de 20 minutos. No, pero esto te está haciendo una foto. Sono armature pesantissime. No, digo para pararla, o seguimos grabando. Sí, sí, sí. Loro combattono in tutto il mondo a portare il ricordo dell'ordine di Calatrava. Un poco. L'ordine sovranazionale di Calatrava fu fondato nel 1158 dai cistercensi all'apparenza per difendersi dei mori nella Reconquista. Quando i templari si tiravano la fortezza di frontiera di Calatrava nel centro della Spagna, furono rimpiazzati dai cavalieri del nuovo ordine. Dopo la soppressione dell'ordine templare,